Allora, la conferenza di stamattina abbiamo inteso convocarla per dare delle risposte, diciamo così, chiare e certe rispetto ad un tema che rischiava altrimenti di assumere delle derive allarmistiche che in questo caso non occorrono. Il tema di cui trattiamo, cioè la presenza di cartelli che indicano appunto un pericolo, diciamo così, per la sosta delle persone fisicamente per un tempo prolungato oltre le 4 ore, sono nient'altro che un'ottemperanza, diciamo anzi un eccesso di diciamo, scrupolo da parte sia del comune che dei costruttori del nuovo stabile della Coop nel dichiarare la presenza di un elettrodotto e in base alla legge che ne regola il campo elettromagnetico dichiarare qual è la zona di rispetto, la fascia di rispetto oltre la quale non c'è invece diciamo così, nessun tipo di pericolo per le attività lavorative e comunque le attività umane in generale.